Molti affermano che non è possibile ruotare i pennelli con GIMP e la soluzione più accreditata è quella di inserire nuovi livelli, pennellare, e poi con lo strumento ruota ruotare il pennello. Ma immaginiamo di fare questo lavoro per molte pennellate, diventa un lavoraccio. Allora, cosa facciamo? Noi sfruttiamo la capacità di GIMP che ha di utilizzare le immagini come pennelli emotivi. E facciamo in questo modo, sfruttando lo stesso pennello, ruotiamo, CTRL-C, copiamo e andiamo a trovare il nostro pennello copiato negli appunti. Come potete vedere, potete pennellare quante volte volete. È possibile sfruttare lo strumento scala, l'opacità, ovviamente tutti gli strumenti di disegno funzionano ugualmente. Un attimo che tolgo questi elementi. Vedete la matita, la gomma, l'aerografo, il clone, il cerotto, la sfocatura, lo sfumino e lo scherma brucia. Rimettiamo un nuovo livello bianco. Ecco qua. Ritorniamo. Opacità 100%. Ecco qua. Allora, immaginate di voler cambiare il colore al pennello. Cambiate il colore, però vedete, rimane sempre nero. Non funziona. Come facciamo? Per ovviare a questo piccolo problema, prendiamo il nostro secchiello, blocchiamo il canale alfa, accertiamoci che sia selezionata, riempi intera selezione, colore di primo piano, riempiamo il pennello, CTRL-C per copiare. La stessa procedura di prima e pennelliamo. Inseriamo un nuovo livello. Come vi ho accennato, funziona anche con il motivo. Ecco qua. Insomma, con questo piccolo trucchetto è tutto. Dogo vi saluta, alla prossima. Ciao.